SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri. Ben ritrovati con SDM News, il primo TG dedicato agli sport outdoor di montagna. Quest'oggi parleremo di corse in montagna, skyrunning, scialpinismo e non solo. Sono diverse le manifestazioni podistiche andate in scena lo scorso fine settimana. Noi abbiamo seguito per voi la Sassella Run, prima prova di balzi retici, una gara sondriese che è cominciata nel segno di Elisa Sortini ed Enrico Benedetti, loro i vincitori su un lotto partenti di 180 concorrenti di questa manifestazione. Questa manifestazione che ha visto salire sul podio anche Enzo Vanotti, Cristian Pizzatti, Lucia Maraschinelli e Giulia Compagnoni. Dopo la gara abbiamo intervistato per voi i due vincitori. Gara bella, non l'avevo fatta questa l'anno scorso, molto bella, un po' peccato per la pioggia, però circuito è bello, le gare sono tutte da fare, da vedere. Bella gara, è la prima volta che faccio questo percorso, bellissima organizzazione, tanta gente e ci siamo divertiti, bello. Spostiamoci in provincia di Brescia, per l'esattezza sul lago di Iseo, a Marone, dove questo fine settimana si daranno appuntamento i Galacticos dello Skyrunning per una tappa, la prima tappa della sportiva Gore-Tex Mountain Running Cup. Due le gare in programma, una vertical che vedrà ai nastri di partenza due fortissimi campioni del calibro di Urban Zemmer e Nicola Golinelli. In questa manifestazione il ruolo di outsider per Marco Moletto e Marco Facchinelli. Al femminile, invece, tutti dietro Samantha Galassi, la vincitrice 2013. La manifestazione sarà inoltre valevole come campionato nazionale giovanile di specialità. Qui ad ambire al titolo saranno Federico Nicolini, Davide Magnini e Giulia Compagnoni. Non solo vertical, ma anche Sky Race. Sky Race valevole appunto come prima tappa del circuito La Sportiva 2014. Anche qui tanti nomi altisonanti. Uno su tutti, quelli del rumeno Ionu Zinca, lui super favorito dei pronostici, a cercare di tenere dietro Fabio Bazzana, Paolo Gotti, Stefano Butti, Giorgi Slaboz o Mikhail Mamlev. Al femminile invece la regina dello skyrunning, ovvero Emanuela Brizio, dovrà guardarsi le spalle da Chiara Gianola, Lisa Buzzoni, Dimitra Teocaris e Lisa Sortini. Tanti campioni ma anche tanti appassionati per una gara davvero spettacolare, una gara tutta da correre vista lago. Torniamo alla corsa in montagna e diamo uno sguardo all'estate. Parliamo di campionato italiano vertica e lunghe distanze e lo facciamo con il responsabile del comitato organizzatore, ovvero Mario Poletti. Lunedì 2 giugno ci sarà la quarta edizione appunto di Orobie Vertical da Valmondione al rifugio Coca, 1000 metri di dislivello su uno sviluppo da 4300 metri, di cui i primi 1000 completamente pianeggianti in asfalto e 3 km 300 metri appunto i 1000 metri di dislivello che separano Valmondione dal rifugio Coca. Quest'anno la FIDA ci ha affidato i titoli italiani appunto e nascerà per la prima volta la prima edizione di Presolana Vertical, partenza dal paese di Colere in Val di Scalve e arrivo al rifugio Chalet dell'Aquila in cima appunto agli impianti di Colere per i fatidici 1000 metri di dislivello, mentre quello che era la vecchia Robbie Sky Raid cambia semplicemente il nome, diventa Presolana Trail e sarà appunto campionato italiano lunghe distanze e FIDAR. I vostri impegni però non finiscono qui, si continua con la Yankee Run. Sì, Yankee Run, siamo partiti 2 anni fa a Fiorano al Serio e ora le gare diventano 5. E gare molto spettacolari, qui torniamo sulla strada, non più in montagna, gare molto spettacolari appunto perché ad eliminazione con formula all'americana. Dopo 10 giri a velocità controllata si iniziano le vere e proprie volate, compiendo un giro forte ed eliminando l'ultimo transitato sul traguardo e un giro sempre a velocità controllata per ricompattare il gruppo fino a rimanere gli ultimi tre che si giocano la gara appunto. Però queste gare si svolgono nei centri storici dei paesi, sono gare molto spettacolari e il pubblico apprezza molto questa formula. Un focus ora di alpinismo e avventura, quelli con la A maiuscola, con Matteo Della Bordella, la stella dei Ragni di Lecco, che ci parlerà dei suoi obiettivi estivi. Per quest'estate sto organizzando una spedizione in Groenlandia sulla costa est. L'obiettivo principale sarà scalare una parete di circa 1000 metri di granito chiamata Shark's Tooth. Però, diversamente dal solito, vogliamo fare l'approccio alla parete con il kayak, quindi aggiungere questo elemento all'avventura della spedizione in sé. È una spedizione by fair means, ovvero vogliamo partire dall'ultimo punto civilizzato e da lì cavarcela solo con le nostre forze senza mezzi motorizzati. Una cosa simile in passato l'aveva già fatta solo Stefan Glovac, che io sappia, e vorremmo ingaggiarci in questa avventura. Dovremmo essere in tre, io,
mio compagno svizzero Silvan Schubach, che è già stato con me anche in Patagonia e in Pakistan, e un amico di Silvan. Ultima notizia dedicata allo sci alpinismo con uno dei grandi campioni della Patrouille des Glaciers 2014. Abbiamo sentito e intervistato per voi Michele Boscacci. La stagione è finita nel migliore dei modi con la Patrouille. È stata una stagione un po' di alti e bassi, sono partito fortissimo, avevo delle grandi aspettative, ma la parte centrale della stagione non è proprio stata come nelle mie previsioni, un po' sottotono, però sul finale di stagione mi sono ripreso abbastanza bene, vincendo la Patrouille con i miei due compagni dell'esercito, Matteo Edalin e Damiano Lenzi, quindi sono pienamente soddisfatto di questa stagione. Adesso la neve si sta pian piano sciogliendo e anche ora ho iniziato un po' ad andare in mountain bike, qualche sciatina qua e là giusto per divertimento, e penso di fare un'estate sulla bici comunque. Magari ci vedremo qualche gara di mountain bike o magari qualche vertical a piedi più verso l'autunno, e altrimenti ci si vedrà lungo l'inverno. Buone vacanze a tutti e buon'estate. Ciao agli amici di Sport di Montagna. E anche per oggi è davvero tutto. Vi ricordo, in gara sognate, osate e non mollate mai. SDM News, il primo TG degli sport outdoor di montagna, a cura di Maurizio Torri.